pizzaioli, quello che volete voi. C'è chi prepara le pizze da una settimana, chi lavora in questo ambiente da anni, quindi un applauso fatelo alla fine almeno. A tutti questi ragazzi, uomini e donne, anzi, una bella foto di gruppo per tutti voi, grazie alla giuria naturalmente, grazie a tutti coloro che in un modo o in un altro hanno contribuito, alle varie aziende, a Michele Intrieri che con la passione di sempre ha organizzato questo concorso, bravo Michele! Quindi vi invito a seguire le attività della Scuola Italiana Pizza sul sito, anche su Facebook, per tenervi aggiornati su tutte le iniziative legate a corsi per professionisti e non solo, a tutte le attività. È un piccolo ricordo della nostra collaborazione, Michele Intrieri, la Scuola Italiana Pizza che ha organizzato questa bellissima manifestazione, tutti i suoi pizzaioli, tutti i collaboratori, tutti quelli che comunque hanno reso possibile questa manifestazione veramente bella che ci ha riempito la sala cooking, e questo ci fa molto piacere. È un piccolo ricordo, va bene, che ti diamo con affetto. E consegniamo quindi insieme a Rosanna Mancuso questa targa ricordo a Michele Intrieri, a suggellare questo bel momento per la Scuola Italiana Pizza insieme alla Fiera Mediterranea Food and Beverage, un bel connubio che sicuramente continuerà negli anni a venire. Ci sono già in pentola tante novità, la nuova edizione, quindi questo incontro sicuramente è stato proficuo, ci saranno tante altre iniziative date alla Fiera del Gusto per quanto riguarda la pizza. L'anno prossimo probabilmente ci saranno tante belle novità. Allora, andiamo subito a conoscere quindi i tre vincitori di ciascuna categoria. Vi ricordo, sono state tre le categorie. Da quale partiamo, Michele? Categoria classica, immagino, perché abbiamo preparato tre tipologie di pizze, categoria classica, categoria teglia, categoria menù. Michele, recuperiamo un attimo. Prego. Ma ecco qua. No, ci sono. Sono i vincitori, già ci sono. No. Hanno compilato gli attestati, quindi. È la stanchezza, dai. Un applauso pure allo staff che sta là dietro, tra cui anche a mia moglie un ringraziamento speciale. Ad Assunta Brescia oggi un lavoro incredibile. Un applauso ad Assunta, per favore. Un applauso! Un applauso a Roberto D'Avanzo, a tutti i giudici che hanno partecipato alla gara, Andrea Aiello, maestro Andrea Aiello, a tutti gli sponsor, scusami TV Stream 24, a Rosario e Francesco di Cardamone Catering, a Rosario e Francesco di Cardamone Catering, a Rossella Galati, a Gianluca Gigliotti, Lorenzo Valente e Salvatore Costantino, veramente un grande staff, meriterebbero anche altre piazze più importanti. Altre piazze non piazze del gusto, altre televisive, dico. Un vero staff. E ringraziamento speciale anche alla Menù, Edoardo Gallo che ci ha supportato in questa bella giornata, alla Fiera del Gusto, al gruppo Muraca. Nel frattempo che fanno il compito di attestati, voglio rivolgermi soprattutto ai miei colleghi che sono qua alle spalle. Sono veramente felice di avervi tutti quanti qua. Spero che ritornerete in altre gare al di là dei risultati, perché quello è un gioco. Purtroppo sceglie la giuria, non possiamo farci niente. Quindi sono molto felice di quello che avete fatto. Ho visto un livello molto molto alto di tecniche, di impasti, di farciture, di scelta di ingredienti. Sono veramente felice di avere colleghi di questo livello, veramente vi ringrazio di essere venuti e ci vediamo alla prossima. Ora ti passo il microfono. E vai a recuperare i nomi dei vincitori, già si sanno. Ringrazio anche Roberto D'Avanzo che, vi ricordo, lui è stato il vincitore dello scorso campionato italiano della pizza che abbiamo tenuto il 2 giugno in occasione della festa della Repubblica, quindi da vincitore allora quest'oggi si è trovato giudice, nelle vesti di giudice di gara in qualità di tecnico di forno, giusto? Giudice tecnico di forno insieme agli altri giurati, quindi grazie anche a lui e in bocca al lupo naturalmente a tutti i concorrenti, a tutti i concorrenti che abbiamo incontrato oggi, dal numero 13, numero 1, il maestro, anche il maestro Megna che non ha partecipato ma ha portato i suoi allievi. Grazie, grazie. Grazie a tutti.
Grazie, grazie a lei. Grazie a lei 50 anni di maestria in questo settore, di professionalità, di esperienza. Abbiamo già parlato, certo, siamo naturalmente la gente che c'era prima, non c'è adesso, viceversa, quindi io stavo ripetendo anche per chi magari non l'ha conosciuta prima, perché il maestro ha accompagnato due ragazzi, in particolare il numero 25 e il numero 26, molti altri sono appunto alle prime armi, tra di loro tanti lavorano in questo settore ormai da tanto tempo, quindi veramente complimenti a tutti. E grazie a Gianfranco Caroleo che provvede anche alla musica. Allora, abbiamo detto che sono tre categorie, quindi partiamo dalla classica, poi teglia, poi menù e a sorpresa abbiamo anche un premio della critica, poi scopriremo a chi andrà. Allora, per la categoria classica, allora partiamo dal terzo, giusto Manuela? Partiamo dal terzo per arrivare al primo, per la categoria classica. Vediamo dov'è? L'ho visto, è un uomo, quindi escludiamo purtroppo le signore che hanno partecipato. Per la categoria classica il terzo posto va ad Amedeo Frandina. Consegniamo attestato e trofeo insieme alla chef assunta, lady chef assunta. La soppressata nella coppa ha un suo perché. Immortaliamo il momento. Grazie a lei, complimenti anche per la simpatia. E ancora per la categoria classica, secondo posto va Francesco Tripodi, che non c'è, forse è andato via, ma ritira per lui Roberto D'Avanzo, quindi provvederà a consegnarlo lui a Francesco Tripodi. Per la categoria classica il primo posto va ad un altro amico che ha gareggiato in tutte e tre le categorie, se non sbaglio, molto simpatico, mi ha preso in giro dall'inizio alla fine. Vediamo dov'è? Non c'è, no! Tain Mancuso, bravo Tain, un applauso anche a lui, non c'è, ma gli consegneremo poi il suo trofeo. Ringraziamo e salutiamo Tain, anche se non c'è, è stato molto bravo, molto simpatico anche lui. Categoria teglia, per la categoria teglia, ecco, mi fa piacere che almeno il terzo posto di questa categoria vada ad una donna, non sono tante, quindi dov'è? Una ce l'abbiamo qua, l'altra ce l'abbiamo là. Terzo posto va Patrizia Stranges, eccola. Che ha dedicato le sue pizze alle sue due perle. Immortaliamo anche con lei questo momento. Patrizia Stranges, terzo posto, categoria teglia. Caro Michele, il secondo posto va a una persona che anche in questo caso non c'è, Tain Mancuso, che si è aggiudicato il primo posto della categoria classica. Bravo Tain, veramente bravo. Posto, categoria teglia, va a Francesco Miceli. Premio Muraca, venga signor Muraca, dell'azienda Muraca, senza da nulla. Dov'è Francesco Miceli? Sta arrivando, eccolo là. Bravo anche lui, col numero 4. Complimenti al nostro amico Miceli, primo classificato per la categoria teglia. Premia signor Muraca, dell'azienda Muraca naturalmente. Ancora qualche altra foto ricordo e andiamo subito a scoprire i vincitori della categoria menù. Grazie a Francesco Miceli, complimenti. Per la categoria menù il terzo posto va al giovane Francesco.
Francesco Palermo. Vieni Francesco. Ecco, ti eri nascosto tu da stamattina, alla fine sei arrivato terzo, complimenti. Ancora l'azienda Muraca insieme all'azienda Rosso premia, l'azienda Minucchi, scusa, il dottor Rosso, premiano il nostro giovane Francesco Palermo. Prego, si mette anche qua, lo ricordo. E bravo, bravo al nostro giovane Francesco. Secondo posto per la categoria menù va a Danilo Lanteri. Bravo Danilo, il numero 16. Classificato della categoria menù, sempre con orgoglio e soddisfazione, ancora una donna, ancora lei, Patrizia Stranges. Della critica Patrizia Stranges, non si allontanare perché il premio della critica Patrizia Stranges, un altro bacio. Fine, voto ricordo a questo punto, grazie a tutti. L'azienda Menù vi vuole ricordare un appuntamento su una TV importante che è Alice. Di che si tratta? È un nostro campionato e Master Pizza, dove un po' di attenzione, dove tutti i pizzaioli d'Italia si possono iscrivere. 80 saranno i selezionati in tutta Italia e direttamente in TV e Menù espongono come in questo caso. Grazie, grazie all'azienda Menù, grazie a tutti voi, arrivederci al prossimo campionato nazionale di pizza. Buona serata.